La delegazione dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù ha appena attraversato il fiume Lobaye, a sud-ovest della Repubblica Centrafricana. Con la presidente Mariella Enoch c'è anche il cardinale Konrad Krajewski e le limosiniere di Sua Santità. L'area nella quale si è immersa la delegazione è abitata prevalentemente dai pigmei. È un'area dove la vita è messa alla prova dalle insidie della foresta equatoriale, dalle piste dissestate, dalla mancanza di acqua potabile e di elettricità, dai decessi per mancanza di medicine. Inoltre non c'è rete telefonica. È proprio in quest'area che il Bambino Gesù, insieme all'Associazione Amici per il Centrafrica, vuole estendere il proprio intervento, dopo aver inaugurato il 2 marzo scorso, per volontà del Papa, il Centro per la Renutrizione Terapeutica dei Bambini Malnutriti nella capitale Bangui. Noi cercheremo di fare possibilmente un progetto di rete con varie ONG, realtà, che possa dare un sistema di sanità anche di primo livello in questi luoghi dove non c'è veramente nulla. La delegazione del Bambino Gesù è arrivata a Nguma. Il villaggio dista 170 chilometri dalla capitale Bangui, ma ci vogliono circa 4 ore e mezza per raggiungerlo. Nguma è abitato in prevalenza da pigmei del gruppo Haka e anche da Bantu. Si hanno dei problemi di coesione sociale fra i Bantu e gli Haka, perché i pigmei Haka vengono visti come un popolo di minoranza rispetto ai Bantu e per questo vengono sfruttati, ad esempio, nella coltivazione dei campi o nella ricerca di oro e di diamanti nei cantieri. Valentina Morini, 30 anni, originaria di Como, dal 2016 è nella Repubblica Centrafricana al servizio dell'Associazione Amici per il Centrafrica. In questa zona abbiamo dei progetti, che è un progetto di sicurezza alimentare dove ci basiamo principalmente su coltivazioni di 8 ettari a mais, riso, arachidi e soia. E abbiamo anche una scuola primaria e una scuola elementare. Noi direttamente sul posto abbiamo una base con un capo base e io vengo di tanto in tanto per monitorare le sue attività. La scolarizzazione di 409 bambini, la formazione degli insegnanti e la prosecuzione degli studi di diversi giovani sono un grande traguardo per una comunità come i pigmei che si sposta nella foresta durante le stagioni della caccia e dei raccolti. Resta la preoccupazione della sicurezza alimentare, soprattutto dei bambini, e della salute. A Nguma le missionarie comboniane tenevano aperto un centro di salute, ma le religiose, per mancanza di forze, si sono concentrate a Bagandù, a 16 km di distanza, che sono tanti in un contesto come la foresta equatoriale. L'annuncio del 3 marzo scorso che il Bambino Gesù sosterrà Amici per il Centrafrica a riaprire il centro di salute per la comunità di Nguma è stato un annuncio di consolazione. E cercare di lasciarli ovviamente nei loro territori dove loro sono, ma aiutarli a sviluppare attraverso un minimo di istruzione e un minimo di sanità una possibilità di una vita migliore.